Bentornati su New Retro, questa volta andiamo a vedere un gioco fighissimo, nuovissimo, abbastanza nuovo, che si intitola Rocket Smash, che è un remake, se vogliamo, del classico Jetpack della Ultimate Played Game, ovvero quella che oggi si chiama la Rare, che ha lavorato per Nintendo, adesso lavora per Microsoft. Ok, di questo gioco vedremo ben due versioni, ragazzi. Due versioni. Questa è la prima versione, fornitaci gentilmente da Genesis Project. Questa è la prima versione e che è quella base. Poi è uscita un'altra versione che è la X. Andremo a vedere entrambe quelle di queste versioni. Vediamo un po'. Questa è la versione base di Rocket Smash. Eccola qua. Anno mi 2013 è uscita questa prima versione dalla RGCD. Andiamo a giocare. Difficoltà normale, musica effetti, andiamo a giocare. Come vedete, il gioco è tipo proprio molto molto simile a Jetpack. Ed è una figata sto gioco, ragazzi. Guardate che figata, il laserone gigantesco. Bellissimo. La musica pure è fantastica. E mo' ve la sentite. Fuel, la benza per il nostro razzo. Bonus. Fuel. Soldi, soldoni, questi sono miei. Ok. Fuel, dammi il fuel. Fatto. Come vedete, il rosso ci indica quanto è pieno di benzina il razzo. Ok, adesso è completo. No, manca uno, manca uno. Ho preso un power-up dell'ossigeno, che è il tempo a disposizione. Ce l'ho fatta e adesso ce ne andiamo verso il prossimo livello. Rispetto al jetpack originale mi pare un pelo più facile, però è bellissimo questo gioco, ragazzi. Fantastico. Qua devo semplicemente trovare la benza e devo riempire di blu tutto il nostro razzo. Sordi. Fuel. Sordi. Bonus. Vai, vai così. Fuel. Stiamo andando a cannone, eh? A cannone. Col cannone, perché c'ho pure il cannone spaziale. Fatto? Pronto, è pronto, andiamo, andiamo! Sì, secondo livello superato! Fantastico, Rocket Smash! Magari potremmo fare una sfida su sto gioco, è talmente figo che forse ci facciamo una sfida su sto gioco, eh. Non è difficile poi, eh. Non è un gioco difficile. Però il problema è la sfida la facciamo a sta versione base oppure alla versione X. Non lo so. Non so neanche se è diverso il sistema di punteggio. Tra poco lo scopriremo, eh. Faccio una partita qua e una alla versione X. Così siamo a posto. No, mi hanno fregato una vita. Sordi, sordi. Ok, siamo pronti a decollare. Vai. Stava per scadere l'ossigeno. Livello 4. Qua c'è della vegetazione spaziale in questo livello. Qua comincia a diventare difficile il gioco, eh. L'originale Jetpack della Rare mi pare che l'ha portato a TP sul suo canale. Io non l'ho portato, Jetpack. Magari più avanti. Però intanto, se volete vedere un bel gameplay, andate sul canale del nostro amico ATP. Oh, da dietro mi stavano per fare il mazzo. Scappa, scappa, corri, 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 corri. Via. Allora, no point pressing, mi raccomando, no point pressing. Oh, si è spaccato il razzo, non lo devo ricostruire. Ma questi sono robottazzi, guarda lì un po', questi robottazzi. Sono degli UFO o dei robot? No, sono dei mega UFO? Sono degli UFO robot. No, mi hanno ammazzato. C'ho l'ultima tweet, eh.
Aiuto, aiuto. Il gioco sta diventando sempre più difficile. Ah, mi hanno fregato. Ossigeno. Aiuto. Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Scappa. Scappa, scappa. Ah, mi stavo dimenticando. Sì, scusate, mi sono un attimo. Non era point pressing, eh. Non era point pressing. Mi sono un attimo dimenticato. Ok. Questo è livello 2.2. No, game over. La prima partita ho fatto solo 43.340. Che è Hotel California? Ok. Sta salvando il punteggione, ma a me non serve perché voglio... Allora, andiamo a caricare la seconda versione, ragazzi. La Rock Smash X, fornitaci dall'Axidy. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Torno subito mentre carica, aspettate un attimo. Eccoci qua, eccoci qua. Eccoci qua, l'introduzione. Il tuo capo ti odia. La tua compagnia di computer è un... Il tuo computer di compagnia è uno psicopatico demente. E tu, quello che tu vuoi è andare a casa, sederti e avere una bella tazza di tè. Per fare le cose peggio, devi costruire un nuovo razzo e rimetterci la benza prima che tu possa scappare via. Tutto questo mentre la tua riserva di ossigeno sta per finire. Le meteore volano da tutte le parti e gli alieni provano ad ammazzarti. Almeno c'è una pietra preziosa. Almeno ogni tanto c'è qualche pietra preziosa a rimpinguare la tua paga molto misera. Potresti anche incontrare una esotica principessa aliena se sei fortunato. Magari sta cosa della principessa aliena non la sapevo, raga. Il Colosseo, che figata. Ok, andiamo a giocare. Allora, la versione X della Psytronic, sì, l'ha venduto anche la Psytronic, anche se questo è un gioco in realtà non commerciale, l'ha venduto anche la Psytronic sto gioco. Bella la schermata di caricamento, eh? Molto bella. Beh, andiamo a giocare, va. Manda un pochetto avanti la musica, sì. La musica fa molto Last Ninja, eh? Lo stile è molto quello di Last Ninja. Allora, qua ci sono tutti i vari fix che sono stati fatti. Le varie sistemazioni di bug, cose varie. Allora, invio per iniziare, senza trainer ovviamente. Ok, Rock Smash X, andiamo a giocare. Allora, modalità storia, ci hanno aggiunto la modalità storia, ma davvero? Da qualche parte nelle spirali esterne del sistema Charlie Bravo Mike, CBM sarebbe. Comando 64 alla base, sento un segnale, aiuto, no, mi hanno sfonato. Dove è arrivato il segnale? Oh, pure il parlato, sentito, diceva Ragged Ready, che figata, raga. Okay. Ma qua mi tocca rialzare il volume, mi sa. Ossigeno, benza. Ossigeno, benza. Questa conta come seconda partita, eh. Mi sa che il bilanciamento è uguale. Solo che ci hanno aggiunto, hanno sistemato dei bug. Ci hanno aggiunto la modalità storia, che è questa. Che però è uguale alla modalità arcade. Solo ci sarà in più. Ci saranno le schermate della storia in più. No, dammi tutto. Ok, mi sa ce l'ho fatta, eh. No, manca l'ultimo. Manca l'ultimo fuel, eccolo, eccolo. Vai. Ok, alziamo un po' il volume.
Ok, 5.000 punti facile. Get ready. Get ready, oh. Gli alieni. Pieno di alieni puzzoloni. Alieni pelosi e puzzoloni. Mortacci loro. Fermi tutti. Aiuto. Aiuto, beccate questa. Aiuto. Spara, spara. Acchiappa. Dai che ce l'ho fatta, dai, dai, dai. Scappa, scappa. 10.000 punti e vai. Niente point pressing, eh. Siamo onesti. Perché tanto penso che poi ti dà un bonus tempo, cioè un bonus ossigeno quando finisce il livello, se non erro. Aiuto. Questo gioco è bellissimo. Soldoni. Sì, e ce ne andiamo con la valigetta di roba, ce ne andiamo. 16.800, dai, dai. E non ho perso manco una vita finora, eh. Ma che dico così per tutte le vite, guarda. Chiappa tutto, vai. Soldi. Ossigeno. Dai, sa. Vai, andiamo, andiamo, via, 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 corri, corri, corri. Sì. Sta cosa non c'era nell'originale, guarda, con lo scrolling. Una settimana dopo. Questo il colpinetto sembra familiare. Forse dovrei far cadere un drone lì su. Ma che bottone era per il drone? E Jet iniziato. No, ho sbagliato bottone. Certo che è un cretino. Sono stronato, è un cretino. Ha premuto il bottone dell'eiettamento per... No, proprio all'angoletto. Proprio all'angoletto. Come me l'ha messo sto fuel? Oh, guarda dove mi ha messo sto fuel maledetto! Scappa! No, proprio all'angolo me li devi mettere! Ok. Siamo a 42.9 circa, eh. Stage 2 livello 2. C'ho 4 vite, guadagniamo una vita in più, eh. Buono. Oh, qua è difficile. Infatti mi hanno fregato. Oh, vedete quando muoio c'è il suono, c'è la voce campionata che dice aia, più o meno. Aiuto. Aiuto. No. Soldi. Vai, vai, scappa, scappa. Scappa, stavo per finire l'ossigeno. Mamma mia, 48.8 stiamo, eh. Get ready. Oh. Questi sono più tosti da tirare giù questi, regà. Sono più difficili da ammazzare.
Almeno così sembra. Aiuto. Scappa, scappa. Vai, 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 scappa. 53.007, dai. Get ready. Erano i pack, i fantasmini dei Pac-Manini questi. I fantasmini dei Pac-Man. Aiuto. 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 Scappa. Aiuto, no. Aiuto. Sì, via, 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 corri, 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 corri. Oh, abbiamo finito il secondo mondo, regà, fantastico. Ok. Un warp later, warp dopo. Zap, boom. Oh, nuova X-Core. Ah, sta giocando? Dave, non vuoi giocare con me? Mi sento così solo col mio Z80. Ma la tua grafica è seriamente... c'ha il color clash. Gioca con Kong. Ah, questa era una frecciatina al fatto che sto gioco è partito su... sto gioco l'originale è uscito per Spectrum. E invece questa è la versione Commodore, che è più colorata, non c'è il color clash. Sì, ok, però la versione Spectrum è comunque un capolavoro che va rispettato, secondo me. Ma è difficilissimo sto livello. Ossigeno. Soldi, dammi i soldi. Scappa, scappa, scappa. Ah. 3.2. Get ready. Sto concentrando, scusate, No! Mannaggia, mi hanno beccato. Sono a 79.000 punti e c'ho 3 vite. Ah, c'è una città là in fondo, guarda. È una città. È una città quella. E dammi sto diamante. No! Aiuto, aiuto. No, no. Dammi questo. Scappa. Aiuto. No, sull'angoletto proprio.
Quando ti capita la roba sull'angoletto è una tragedia sto gioco, eh. Vai, vai, vai. Corri, corri. 100.000, abbiamo superato i 100.000, anche il terzo mondo di gioco, eh. Un anno luce dopo. Ci stiamo avvicinando a un satellite difettoso. Finalmente un po' di azione. No, distruggilo e basta. Ah, ma c'ha degli specchi. Ah. Sono io il comandante. Distruggilo. Infatti, si è vista che fine che hai fatto. Da bravo. È un deficiente. So astronauta, è un deficiente. Ok, nuovo razzotto. Nuovo di zecca. Mamma mia, difficile sto livello. Aiuto, aiuto! Scappa, no! Ultima vita, regà, stiamo con le pezze al culo. Ultima vita! No! Porca trottola, vabbè. 106.205 il mio punteggione per la sfida, ragazzi. Per questa volta è tutto, questo era Astro Smash. Gioco veramente fighissimo. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay, anche al prossimo episodio delle sfide. Se potete, partecipate anche voi a sto gioco che è fighissimo e soprattutto è gratuito, perché è un gioco liberamente distribuibile. Quindi per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.